e si è tenuto ieri nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, un incontro sui temi dell'Europa, dell'Islam e delle identità in una fase di grandi cambiamenti globali. Al dibattito hanno partecipato il giornalista scrittore Pierangelo Buttafuoco e il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini. Sentiamo allora alcuni passaggi dei loro interventi. Per raccontare quello che succede vicino a noi. Resta il fatto che quando succede qualcosa è un segno di vitalità e di forza. Quando succede qualcosa le vogliamo chiamare primavera, ma raccontiamoci una volta per tutte, che vergogna Emilia, che vergogna alle scene a cui abbiamo dovuto assistere, seconde soltanto alla vergogna che si è consumata a Milano alla fine della guerra civile a Piazza del Loreto. Vi ricordate cosa è successo nelle spoglie di Gheddafi? Vi ricordate la vergogna ad assecondare un disegno egemonico del signor Sarkozy e dell'Italia che si è accodata a questo per avere quale risultato? Il caos. Stessa cosa dove? In Egitto. È stato tolto lo zio di Ruby per arrivare a quale risultato? A quello di non poter più contenere questa enorme caffettiera che è il Maghreb, che continua ad offrire il suo caffè agli arabi e a creare, a confondere, a non dare più il senso di quello che sta succedendo. Cioè, quando succedono le cose vuol dire che c'è vita, che c'è attività, c'è soltanto un disegno strategico. Signori, non si può fare politica senza geografia. Il succo è questo. Il mondo di domani è un mondo dove noi, figurarsi in Europa, non avremo altro ruolo che di essere gli spettatori di una guerra futura che dovranno risolversi neppure più gli americani, ma soltanto la Cina e l'India. Settimana scorsa ero al Parlamento Europeo e mi hanno girato sulla mail per dirvi il pericolo, il momento pericoloso che stiamo vivendo, col sorriso sulle labbra. La Commissione Europea ha prodotto un cartone animato per tutti i bambini europei, cartone animato che in 3 minuti spiega quanto è bella l'Europa e quanto è bello l'euro. Allora, siccome un bambino di 8 anni non è che gli puoi dare il pamphlet di Romano Prodi sull'euro e sull'Europa, ti piazzano il cartone animato che verrà girato a tutte le scuole e quindi se mio figlio che ha 10 anni, io non mi metto a parlare con mio figlio di 10 anni della moneta unica, della sovranità monetaria e dell'Europa dei popoli, se no già come linguista mi guarda strano, poi se mi parlo della moneta. Però se mio figlio proietta in classe l'anno prossimo un cartone animato su quanto è bella questa Europa, mio figlio torna a casa consapevole del fatto che questa Europa sia bella, poi magari trova a casa un papà che dice non è così, ma gli altri 25 bambini della classe così vengono formati. Pensiero unico, moneta unica, cucina unica, musica unica, libri unici, tutto unico. E quindi bisogna capire dove trovare quei granelli di sabbia che facciano saltare tutto. E se per farlo servono nuove alleanze, ovviamente in una linea di coerenza, però anche nuove prospettive e nuovi spunti, ben vengano. E sempre dalla Sala Alessi sentiamo ora le interviste al capogruppo leghista a Palazzo Marino Alessandro Morelli e a Pietrangelo Buttafuoco. Eccoli. Alessandro Morelli, una bella serata qui nella Sala Alessi di Palazzo Marino per parlare di Europa, di Islam, di civiltà, di identità, di battaglie ancora da fare, ancora da combattere. Lo abbiamo fatto con Matteo Salvini, con Pietrangelo Buttafuoco. Un appuntamento decisamente interessante. Beh, è un argomento che è assolutamente aperto, soprattutto su Milano, dove con la giunta Pisapia si sta discutendo del tema dell'Islam, in generale dell'apertura di nuove moschee. Quindi i rapporti tra culture diverse e soprattutto, da quanto è venuto fuori in questa serata, ragionare su qual è l'Europa che noi vogliamo, un'Europa che difenda i popoli, difenda le culture, difenda le nostre regioni, i nostri territori e che quindi diventi baluardo rispetto a coloro i quali arrivano da fuori, sono ragionamenti che, come abbiamo visto, hanno coinvolto tantissime persone. E rimarco anche questa cosa, parlare qui in Sala Alessi in un ambiente che
è sì milanese, dietro alle mie spalle c'è il simbolo di Milano Sant'Ambrogio, ma che è governata da Pisapia, è indicativo. Indicativo anche perché c'è stata una grande partecipazione. Questo vuol dire che i temi veri della politica attirano la gente, quindi si parla tanto di questa antipolitica e di un allontanamento della popolazione rispetto ai temi della politica, invece questa sera abbiamo visto che tanta gente è venuta ad ascoltarci. Petrangelo Buttafuoco, una serata qui a Milano per parlare di Europa, di Islam, ma anche di identità. Si è parlato del pensiero unico, di come potersi opporre a una tendenza omologante. Da questo punto di vista anche storie diverse, persone diverse si possono trovare. È fondamentale perché le storie diverse, la possibilità quindi di fare un racconto a più voci, è necessario per frantumare il muro del pensiero unico. Quello che noi patiamo in questa Europa, in questo Occidente, è questa idea conformista di far sì che tutti debbano obbedire alle regole del mercato, che questo mercato, si chiami Europa, si chiami Occidente, costringa i cittadini ad essere soltanto consumatori, ad essere quindi obbedienti a delle regole dove vale non un principio di comunanza spirituale, ma quello del profitto. Ecco, ma come si coinvolgono, come si mobilitano i cittadini che sembrano un po' cloroformizzati da questa situazione? Vale il principio di libertà, vale il principio quindi di creare una disobbedienza che possa finalmente dare a tutti la possibilità di immaginare un futuro migliore. Passa attraverso quelle che sono le proprie radici, passa attraverso quello che è la costruzione del futuro, passa attraverso la certezza di dare alle prossime generazioni uno spazio dove costruire il proprio avvenire.